Nella culla della Motor Valley nasce l'eccellenza italiana di Maserati, che con le nuove Levante GTS e Trofeo porta il Tridente a un nuovo livello di sportività e comfort. Le abbiamo provate a Modena e ci hanno davvero stupito. Evoluzione della specie giunta all'undicesima generazione, la Opel Astra si rinnova nel segno dell'efficienza. Piccoli ritocchi estetici, ma tanta sostanza sotto il cofano, con motori tutti nuovi e tutti a tre cilindri. Efficiente sì, ma sempre boxer e con trazione integrale simmetrica. Ecco l'evoluzione ibrida soft di Subaru con le nuove Forester e XV e-boxer. Umberto Zappelloni ci parla di giochi di squadra dopo gli ultimi avvincenti Gran Premi di Formula 1. E per finire, una raffica di news nella nostra rubrica Autolink. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Siamo a Modena, nel cuore della Motor Valley, è qui che i fratelli Orsi decisero di trasferire da Bologna la Maserati esattamente 80 anni fa. Ora, in attesa del lancio del nuovo modello sportivo che arriverà nel 2020, siamo venuti a provare l'ultimo gioiello di casa Maserati, ovvero la Levante in versione GTS e Trofeo, con fino a 580 cavalli. Levante Trofeo stupisce per accelerazione e ripresa. Il vuoto da 580 cavalli si fa sentire in tutto il suo splendore. Il rombo è veramente coinvolgente, soprattutto mettendo in modalità corsa, ovvero prima in sport e poi tenendo premuto per qualche secondo questo piccolo pulsante qui. Allora la macchina si abbassa, gli scarichi si aprono e le mappature di motore, cambio, sterzo, tutta la macchina si prepara ad andare davvero forte. Il cambio è uno ZF automatico con convertitore di coppia, ma grazie al sapiente lavoro dei tecnici di Modena sono riusciti ad ottenere delle cambiate addirittura in 150 millisecondi quando si è in modalità corsa. È incredibile come esca di curva con una velocità imbarazzante. E più si schiaccia, più tende a chiudere la traiettoria. Il vantaggio di poter regolare in modo dissociato le sospensioni dalla reattività del motore e del cambio fa sì che si possa viaggiare anche su strade tortuose e piene di dossi come questa a velocità davvero imbarazzanti. Infatti, lasciando le sospensioni in comfort, si riescono ad assorbire tutte le asperità pur andando davvero forte. Con 55.000 unità consegnate dal lancio nel 2016, Levante è il modello più venduto nella storia di Maserati, oltre che la Maserati più personalizzabile mai prodotta, grazie al programma One of One,
che consente oltre 400.000 combinazioni di allestimento, colore, motorizzazione e dotazioni. Levante Trofeo è il modello Maserati più potente mai prodotto in serie e può raggiungere una velocità massima di 300 km l'ora. Dotato di un motore V8 twin turbo a benzina di 3,8 litri con una potenza massima di 580 cavalli, Levante Trofeo è dotato della nuova modalità di guida corsa con funzione Launch Control, oltre al sistema IVC, Integrated Vehicle Control, che gestisce la dinamica. Levante GTS rappresenta il perfetto connubio tra prestazioni e anima gran turismo della casa del Tridente. In questo caso il 3,8 litri V8 eroga 530 cavalli e raggiunge i 100 all'ora in 4,3 secondi. Può raggiungere i 291 all'ora di velocità massima, più che adeguato anche per i clienti più esigenti. Per fare una grande Levante non basta un grande motore. Allora, che differenza passa tra la Levante che conosciamo e questa? Allora, parto da un concetto abbastanza ovvio, no? Io ho tanta potenza, ma alla fine la potenza la devo scaricare a terra sulla strada. E per arrivarci devo farlo in maniera tale che la vettura sia controllata, sia in sicurezza, ma parlando di una Maserati e parlando in particolare di una Levante V8 mi faccia anche divertire, oltre che essere in sicurezza. Quindi su cosa abbiamo lavorato a Modena con il nostro team di ingegneri? Fondamentalmente sull'aspetto delle sospensioni, abbiamo lavorato sulle calibrazioni, abbiamo lavorato non soltanto su quelle ma anche su particolari specifici, abbiamo ridisegnato al posteriore parte della sospensione e abbiamo anche sulla parte di calibrazione della trasmissione lavorato al meglio per poter enfatizzare il più possibile il comportamento della vettura in rear wheel drive. Noi abbiamo un sistema intelligente Q4 che consente di trasferire la coppia in maniera dinamica, quindi non è un sistema meccanico fisso tra il posteriore e l'anteriore, in circa 200 millisecondi, passando da zero, quindi completamente al posteriore, a un 50% all'anteriore, portando circa 1200 Nm. Ecco, per la Levante V8 Trofeo, cercando appunto di enfatizzare, in particolare col drive-on di corsa, il comportamento stradale, l'aspetto di divertimento della guida, abbiamo cercato di enfatizzare al massimo il comportamento rear wheel drive. Ovviamente la macchina ha un sistema di controllo intelligente, l'IVC, ti consente quindi di massimizzare il piacere di guida rimanendo sempre in condizioni di sicurezza, perché interverrà sempre in maniera preventiva quando vedrà che le condizioni stradali, la slittata differenziata delle ruote piuttosto che altri parametri ti stanno portando in una condizione critica, per cui ti aiuterà a ritornare sempre nella traiettoria giusta e quindi a massimizzare quello che è il piacere di guida, il piacere di divertimento della nostra Maserati Levante V8 Trofeo, ma anche GTS, perché abbiamo lavorato anche su quella. I prezzi partono da 139.600 euro per la Levante GTS e 160.100 per la Trofeo. I 100 esemplari di Trofeo Launch Edition da 181.000 euro sono già tutti venduti. Abbiamo già provato la nuova Opel Astra, nuova anche se trattasi di un restyling in realtà, a 3 anni dal lancio l'ultima generazione del modello di segmento C di Opel si rinnova davvero profondamente, non tanto nell'estetica che rimane fedele al design originale quanto nella meccanica e nell'infotainment. Ecco come va la nuova Opel Astra. Oltre 80 anni Opel è regina del segmento delle compatte, prima con la Kadett e poi con l'Astra, che è diventato un vero e proprio brand a sé stante. Tutte le motorizzazioni tre cilindri hanno un contralbero di bilanciamento che permette di garantire un funzionamento assolutamente fluido e che niente ha da rimpiangere rispetto ai quattro cilindri, e una sonorità che è tipica però del tre cilindri. Nuove sono anche le sospensioni che migliorano la qualità della guida, così come è stato rirapportato lo sterzo per avere un feeling più diretto. Un'altra chicca è l'impianto frenante a comando elettrico, questo lo rende più rapido di 3 volte rispetto a uno idraulico nella
accumulare la pressione necessaria e soprattutto riduce le emissioni di un grammo. Il motore diesel 1500 è disponibile in due livelli di potenza da 101 e da 122 cavalli, mentre il benzina 1200 eroga 105 cavalli e il 1400 top di gamma ne eroga 145. Nuova Astra riesce ad ottenere emissioni di CO2 inferiori a 99 grammi per chilometro per le versioni benzina 1200 e di 90 grammi per chilometro sul diesel. La sicurezza è stata ottimizzata ulteriormente grazie a nuova telecamera HD Opel Eye che permette la frenata automatica di emergenza con anche il riconoscimento dei pedoni. Anche all'interno le novità non mancano, a cominciare dal cruscotto digitale di 8 pollici che va a invadere i due quadranti circolari dove trovano posto il contagiri, il misuratore del carburante e la temperatura dell'olio motore. Nuovo anche il sistema di infotainment con un display touch da 7 pollici o 8 a seconda dell'allestimento, anch'esso ad alta definizione, che integra tutta una serie di nuove funzionalità, comprese le funzioni live della connettività che permettono di avere il traffico aggiornato in tempo reale e altri servizi molto utili nella guida di tutti i giorni. Confermata la straordinaria ergonomia dei sedili che Opel sviluppa ormai da diverso tempo con l'associazione dei posturologi tedeschi e che quindi può vantare una seduta davvero comoda. La gamma italiana prevede tre allestimenti, si comincia con un modello base che però è già riccamente allestito, definito GS Line, per passare poi alla Business Elegance e infine sul top di gamma Ultimate. Astra è auto dell'anno 2016 e quindi era già un progetto estremamente ben accettato dagli esperti del settore, dal mercato, e ora si rinnova molto profondamente perché più all'interno che all'esterno. Partiamo dai motori, sono completamente nuovi, benzina e diesel, tre cilindri, il benzina sono dei 1200, dei 1400 e poi il diesel è sempre un tre cilindri 1500, sia con cambi manuali a sei marce, oppure ci sono delle novità molto interessanti da questo punto di vista, perché c'è sia un automatico 9 marce, sono veramente la prima volta in questo segmento un cambio del genere, e insieme a un cambio a variazione continua, un CVT, che è davvero rivoluzionario. Questo è un qualcosa che forse andrà provato, perché finalmente abbiamo trovato la migliore quadra di questo cerchio. Poi non sono soltanto i motori che cambiano, la nuova Astra sia nella versione 5 porte che nella versione Sports Tourer raggiunge di nuovo i 0,26 DCX, un valore estremamente importante ed è stato ottenuto lavorando moltissimo sulla parte inferiore della vettura. Consideriamo che il disturbo dell'aerodinamica al 40-50% viene proprio dal fondo della vettura, quindi si è lavorato moltissimo da quel punto di vista, insieme con l'adozione di un aero shutter, quindi il raffreddamento della vettura viene chiuso quando non c'è bisogno di raffreddare il motore, e questo ha dei vantaggi sull'aerodinamica. Poi ci sono tante novità anche dal punto di vista del telaio, perché abbiamo rivisto il sistema delle sospensioni, lo sterzo, per dare ancora più quel feeling di guida da tedesca, come deve essere ogni Opel. I prezzi di listino partono da 23.800 euro. Dal suo debutto nel 1997, la Forester ha rappresentato una scelta popolare tra i clienti Subaru che hanno saputo riconoscerne l'affidabilità e le doti di sicurezza. Mentre la XV è il modello Subaru più venduto nel mondo, la Forester è la best-seller in Europa, con oltre 339.000 unità consegnate dal lancio su un totale di oltre 3,9 milioni a livello globale. La quinta generazione raccoglie questa eredità e si propone con un'offerta completamente nuova,
Costruita sulla piattaforma globale Subaru SGP, la nuova Forester offre prestazioni dinamiche che si traducono in maneggevolezza e stabilità superiori, migliorate prestazioni di prevenzione dei pericoli, una sterzata più reattiva e ridotte vibrazioni per un miglior comfort di guida. Ma la vera novità è il propulsore. In Europa la nuova Forester viene proposta esclusivamente con il nuovo e-Boxer, il sistema che combina un motore elettrico con il motore Boxer e la trazione integrale Symmetrical AWD. L'e-Boxer verrà proposto anche sulla XV con lo stesso schema, 2 litri, 4 cilindri contrapposti, iniezione diretta di benzina per 150 cavalli di potenza e 194 Nm di coppia, più il motore elettrico da 12,3 kW, 16 cavalli, integrato nel cambio automatico Linear-Tronic. Con Forester XV Subaru entra nel mondo degli ibridi. Entra in questo mondo in modo diverso rispetto ai potenziali concorrenti. Perché? Perché di fatto da sempre Subaru si vuole caratterizzare in qualcosa nella produzione delle sue automobili. E anche con l'ibrido effettivamente va in questa direzione. Se vogliamo è un po' l'uovo di Colombo. Perché? Perché di fatto l'ibrido, il mild hybrid, che per noi rappresenterà il futuro dell'automobile, si caratterizza per come è costruito. Perché? Perché la casa ha voluto a tutti i costi mantenere quelle che erano le caratteristiche meccaniche e non solo, ma anche di comportamento dei nostri prodotti, e quindi in questa direzione è andato. In che modo? Mettendo il motorino elettrico all'interno del cambio. Questo vuol dire che tutto quello che esce dal cambio, e noi sappiamo che naturalmente il moto esce tutto dal cambio, e naturalmente viene ripartito sulle quattro ruote in maniera assolutamente normale, come fosse un benzina classico normale che fa parte della nostra gamma. Su questo punto ha lavorato molto casa madre. Il motore elettrico non sostituisce l'alternatore, ma fornisce potenza e può funzionare anche da solo. E soprattutto si ottiene un risparmio di carburante fino al 10%, oltre a un maggior piacere di guida su strada e soprattutto off-road, dove nuova Forester eccelle. Oltre al sistema di sicurezza EyeSight di serie, debutta su Forester la telecamera infrarossi che sorveglia il conducente per garantire la giusta attenzione alla guida, e poi attiva automaticamente le impostazioni personalizzate del guidatore, come le regolazioni del sedile e della temperatura, non appena si sale a bordo. EyeSight ormai è stato acquisito dai clienti Subaru, tant'è che le analisi che vengono fatte attualmente dopo 4 anni di introduzione sul mercato, quasi 5 diciamo, perché è stato introdotto all'inizio del 2015 con l'introduzione della nuova, dell'attuale Outback, devo dire che le analisi che vengono fatte danno dei risultati estremamente positivi. Nell'aiutare naturalmente va da sé che ci sono alcune funzioni che sono solamente di avviso, ma ci sono alcune funzioni che sono proprio di aiuto pratico, vale a dire frenare invece dell'utente, perché l'utente è distratto, perché l'utente non ha fatto il giusto conto di quanti metri per esempio servono per fermare la macchina rispetto a un ostacolo che c'è nella parte frontale, e quindi è un mondo che per noi si è aperto e che attualmente sta dando molte soddisfazioni non solo dal punto di vista pratico ma anche e soprattutto dal punto di vista commerciale. La nuova Forester Model Year 2020 con motore e-Boxer è ordinabile con prezzi a partire da 35.000 euro e le prime consegne sono previste il prossimo mese di novembre. La domanda che viene spontanea dopo il Gran Premio di Russia è: riuscirà la Ferrari a gestire questi suoi due piloti diventati improvvisamente litigarelli? Riuscirà Mattia Binotto a gestire in armonia Vettel e Leclerc, che sono diventati uno il primo avversario dell'altro? Fino al Gran Premio del Belgio tutto è andato perfettamente. Perché? Perché in palio non c'era una vittoria. In Belgio Vettel ha aiutato Leclerc a vincere il primo Gran Premio della sua vita, a segnare un momento storico nella storia della Ferrari, perché nessuno così giovane aveva mai vinto un Gran Premio. Però da Monza in poi la storia è cambiata, con in palio una vittoria, con una Ferrari finalmente vincente in qualifica e in gara, i due hanno incominciato a litigare, hanno incominciato a guardarsi storto.
La storia della Formula 1 è piena di compagni di squadra che si attaccano uno con l'altro, Senna e Prost su tutti. Non sono più i tempi in cui il giovane Collins lascia la sua auto a Juan Manuel Fangio per permettergli di vincere lui il campionato del mondo, pensando che tanto un giorno il mondiale sarebbe toccato a lui. Ahimè, non gli toccò più quel titolo mondiale. Oggi i piloti, i compagni di squadra, sono uno il primo avversario dell'altro e in Ferrari non è cambiata la situazione. Abbiamo visto come è esplosa a Singapore, come si è ripetuta la situazione in Belgio. Io sono sempre stato convinto che per battere la Mercedes la Ferrari aveva bisogno di un attacco a due punte, però quelle due punte devono giocare di squadra, non devono giocare ognuna per se stessa. Quindi Mattia Binotto avrà il grande compito di gestire la coppia Ferrari, soprattutto l'anno prossimo, quando in ballo ci sarà, speriamo, il titolo mondiale. Oggi c'è solo qualche vittoria di tappa, è un saggio per capire se la coppia potrà funzionare o se irrimediabilmente si spezzerà l'anno venturo. Jean Todt aveva una sua tattica tutta particolare, lui diceva fino al quinto o sesto Gran Premio partita da pari, poi chi è davanti diventa in pratica la prima guida. Certo era facile, perché lui aveva da una parte Michael Schumacher e dall'altra Irvine, Barrichello, Massa. È un po' come giocare a ping pong contro un avversario bendato, si sapeva fin dall'inizio chi sarebbe stato in testa nella sfida interna di casa Ferrari. Oggi la situazione è un po' più complicata, perché se Leclerc quest'anno ha accettato di partire come seconda guida di Vettel, Vettel quattro campioni del mondo, Vettel super pagato, ecco, credo che l'anno prossimo Leclerc non accetterà più di partire come seconda guida. Starà a Binotto gestire la situazione. Non sarà semplice, ma io sono convinto che la Ferrari abbia bisogno di due piloti come loro, di due piloti che si spingono uno con l'altro per vincere la grande sfida, che è poi quella che conta di più, riuscire a battere la Mercedes di Lewis Hamilton, che comunque è un fenomeno, lo abbiamo visto, perché se la Ferrari sbaglia qualcosa, lui subito si inserisce in quella porta appena aperta e va lui a vincere il Gran Premio. Una Ferrari unita può essere una Ferrari vincente, credo che sia l'unica strada e l'unico modo da percorrere. Il bilancio è estremamente positivo perché abbiamo portato delle novità nella formula di gara, introducendo un po' quello che era lo stinger shot, ovvero i nostri potenziali clienti, i nostri, diciamo, golfisti che venivano a riscaldarsi in campo pratico, hanno avuto la possibilità anche di cimentarsi nello stinger shot, e che c'è questa omonimia con la nostra vettura Stinger, che è la nostra Gran Turismo di alte prestazioni. Oggi siamo a Torcinasco, che per il secondo anno ospita la finale nazionale, con più di 120 persone iscritte tra vincitori e ospiti ed alcuni soci. Il tempo ci ha assistito, è stata una bella giornata di golf. Nel frattempo hanno avuto la possibilità anche di provare e toccare con mano le nostre novità, come l'Exceed, il nostro crossover da città, anche la nostra nuova gamma elettrica con la Soul e la Niro, che presto arriveranno nel mercato italiano. Nella prossima edizione ci saranno delle novità simpatiche che sicuramente i nostri golfisti apprezzeranno. Anzi direi mese a Milano della mobilità, Roberto Di Stefano, gruppo FCA. Intanto iniziamo a parlare con, diciamo, in senso un po' più lato della mobilità, e che cos'è questo termine che oggi è tanto inflazionato? Sì, è un po' inflazionato in effetti, ma semplicemente soddisfare un bisogno della persona, del cittadino, di spostarsi da A a B nella maniera più logica, più flessibile, più divertente, più utile. In questo ambito tutti gli attori che orbitano nell'ambito della mobilità si devono esprimere al meglio per offrire al cliente il miglior servizio. Quali sono da oggi a breve termine le strategie del gruppo FCA per quanto riguarda appunto queste sinergie di mobilità? Ma intanto noi nei prossimi 14 mesi sarà un lancio continuo di prodotti elettrificati, che però intendiamo collocare
in un ecosistema competitivo per offrire appunto all'utente, al cliente, all'utente i servizi giusti per l'uso del veicolo elettrico. Per questo noi abbiamo già reso pubbliche e stiamo ancora lavorando su una rete di partnership, cito le due già pubbliche, Enel X e Terna in Italia, per lo sviluppo di tecnologia utile a riempire questi vuoti che oggi esistono ancora. Ruote in pista torna domenica prossima. Nell'attesa per essere aggiornati in tempo reale, potete seguirci su www.ruoteinpista.com e sui social network.